John Stuart Mill appartiene a quella corrente di pensiero nota come utilitarismo e il cui caposcuola fu Geremia Bentham. La tesi fondamentale dell'utilitarismo è che la morale, si fonda sul principio del piacere, cioè nella costruzione di una dottrina morale, di una scienza morale, l'unico elemento che deve essere preso in considerazione è il fatto che ciascun essere umano, diremo anche ciascun essere vivente, si comporta sempre, agisce sempre per procurarsi piacere e per evitare il dolore. Quindi gli utilitaristi intendono fondare la morale su questa semplice constatazione, su questo elemento, diremo di natura, su questo dato incontrovertibile, escludendo quindi qualsiasi fondazione metafisica, qualsiasi principio religioso, qualsiasi dover essere che venga imposto agli uomini da un'entità superiore rispetto ai loro stessi impulsi e alle esigenze della nostra natura. A partire da questa tesi, naturalmente, poi si sviluppa il pensiero fondamentale degli utilitaristi, che è quello di trovare una armonia tra l'interesse individuale, tra il tornaconto del singolo e l'interesse generale. Possiamo dire appunto che questa è la tesi fondamentale dell'utilitarismo, cioè la costruzione di una morale, di una teoria morale che poggi sul riconoscimento che gli uomini agiscono sempre e comunque in vista della loro felicità, in vista della loro utilità, questa constatazione deve però portare ad identificare l'interesse personale con l'interesse collettivo, con l'interesse anche degli altri individui insieme a cui noi viviamo e con i quali noi abbiamo le nostre relazioni, quotidiane e di cui abbiamo bisogno per realizzare i nostri scopi. E dunque la possibilità di conciliare la felicità individuale con la felicità collettiva, l'interesse personale con il bene comune, con l'interesse pubblico, poggia proprio su questa, diciamo così, su questo dato di fatto, su questa, necessità che ciascuno di noi ha degli altri. Noi non potremmo raggiungere i nostri scopi, noi non potremmo raggiungere il massimo di felicità che ci è consentito ed evitare gli inconvenienti a cui ogni essere vivente può andare incontro se non attraverso l'aiuto degli altri. Quindi soltanto il fatto di vivere in società mette gli uomini in grado di limitare il dolore e di accrescere il piacere e dunque la felicità che è possibile raggiungere. Questo dunque è il pensiero fondamentale dell'utilitarismo. Una volta tolta di mezzo qualsiasi concezione metafisica della morale, qualsiasi riferimento, qualsiasi fondazione teologica della morale, non restava altro che fondare il comportamento corretto degli uomini, uno sulla considerazione che ogni nostra azione è finalizzata al piacere, due, che questa stessa azione finalizzata al piacere deve armonizzarsi con le azioni di tutti gli altri affinché ogni singolo individuo possa realizzare il massimo di piacere. È per questa ragione che Geremia Bentham parlava di un calcolo
di un'algebra morale, cioè egli credeva che si potesse in qualche modo realizzare una specie di calcolo della felicità sommando i piaceri dei singoli individui e poi sottraendoli alla somma dei dolori, alla somma degli inconvenienti, per ottenere quindi il grado di felicità presente in una determinata società e in un determinato contesto storico. Bene, era una concezione naturalmente molto ingenua che negli sviluppi successivi dell'utilitarismo è stata criticata con ottime ragioni, che quindi diciamo così si è rivelata poi nel tempo insostenibile, ma a cui comunque gli utilitaristi in linea di principio fanno riferimento e a questa concezione fa riferimento John Stuart Mill, proponendo tuttavia delle rettifiche, proponendo una concezione più raffinata, potremmo dire, più complessa, più completa del principio di utilità, che in un certo senso consideri non soltanto l'aspetto quantitativo del piacere, ma anche l'aspetto qualitativo. Ecco, a questo proposito, John Stuart Mill ritiene che, prende atto, che non tutti gli esseri umani sono in grado di provare certi piaceri, di accedere a certe soddisfazioni e che il grado di piacere che può raggiungere un essere umano dipende da molteplici fattori che non possono essere ridotti a un calcolo, che non possono essere o perlomeno trattati algebricamente. Per comprendere questo punto, forse è utile leggere un passo di John Stuart Mill tratto da una sua opera, da un suo saggio del 1861 che si intitola Utilitarismo. È meglio essere un essere umano insoddisfatto che un maiale soddisfatto, meglio essere un Socrate insoddisfatto che uno stolto soddisfatto. Ecco, con queste parole Stuart Mill intendeva criticare tutti coloro che vedevano nella morale utilitaristica come dire, una riduzione, un abbassamento dell'umanità a livello delle bestie, a livello dei maiali, dice qui in questo caso Mill, riprendendo questa critica. Niente di più sbagliato, niente di più sciocco che pensare in questi termini, proprio perché per un essere umano che abbia vivo il senso della sua dignità di essere umano, la felicità non si riduce affatto al soddisfacimento dei piaceri immediati, dei bisogni, diciamo così, più materiali, ma è ben altra cosa, al punto tale che un essere umano che abbia il senso, il vivo senso della propria dignità, che sia stato educato in un certo modo ad apprezzare certi valori, preferirà mille volte essere un Socrate insoddisfatto che un maiale soddisfatto, cioè preferirà andare incontro a dei sacrifici pur di non rinunciare a questo senso della propria dignità, della propria umanità. Questa rettifica, potremmo dire, questa precisazione che John Stuart Mill fa alla dottrina di Bentham, che poteva anche prestarsi a questa critica, nonostante che Bentham stesso non intendesse affatto ridurre l'utilitarismo alla semplice considerazione dei piaceri più grossolani. Questa rettifica sostanzialmente introduce nell'utilitarismo la considerazione degli aspetti qualitativi del piacere, non soltanto degli aspetti quantitativi. Cioè, quando noi parliamo di piacere, quando noi parliamo di felicità, quando noi parliamo di utilità, non possiamo semplicemente trattare
questi aspetti come se fossero aspetti quantitativi che si prestano quindi ad una somma, ad una sottrazione, ad un'algebra, per cui si può dire se in una determinata società la somma dei piaceri individuali viene sottratta alla somma dei dolori individuali, si ottiene il grado di felicità di questa società. Bene, affrontare la cosa in questi termini è naturalmente espone poi l'utilitarismo a una critica, lo espone un pochino anche un po' al ridicolo, no? Non si può, parlando della felicità degli esseri umani, non si può considerare soltanto l'aspetto quantitativo del piacere, che tra l'altro è difficilmente determinabile, ma si deve considerare anche il tipo di persona, il tipo di essere umano che appunto agisce, che è in grado di apprezzare determinate cose. E che avendo ricevuto un'educazione raffinata può, per esempio, trarre piacere dalla lettura, che so io, della Divina Commedia, mentre un altro essere umano che non ha ricevuto la stessa educazione, che sa a malapena leggere e scrivere, se costretto a leggere la Divina Commedia, non solo non trae piacere da quell'attività, ma per lui potrebbe essere addirittura un tormento. Ecco dunque la rettifica di John Stuart Mill. La precisazione di John Stuart Mill alla dottrina di Bentham tende a mettere in evidenza il fatto che i piaceri non possono essere trattati soltanto dal punto di vista quantitativo, ma essi hanno anche un valore intrinseco, essi hanno anche un aspetto qualitativo che non può essere ignorato. Bene, questo ci porta a considerare anche il problema dell'educazione, di cui Stuart Mill è perfettamente consapevole. È evidente, abbiamo detto poco fa, che la capacità di provare determinati piaceri, la capacità di essere felici, dipende anche dal tipo di uomo che si è, dal tipo di formazione che si è ricevuta, dal tipo di educazione, appunto, che si è ricevuta. E Stuart Mill, riprendendo un po' anche le suggestioni del padre, lui stesso un utilitarista che aveva sviluppato un tipo di psicologia associazionista, sostiene e ritiene che si debba educare gli uomini in modo tale da abituarli ad associare al loro soddisfacimento personale anche la considerazione del bene comune. Cioè, in altre parole, se l'educazione è tale che io provo piacere non soltanto nel soddisfare i miei bisogni, ma anche nel soddisfare i bisogni degli altri, Auguste Comte, amico di John Stuart Mill, avrebbe parlato di altruismo. Bene, se l'educazione ottiene, raggiunge questo scopo per cui io sono in grado di provare piacere nel momento in cui mi comporto nei confronti degli altri in maniera tale da promuovere la loro felicità, allora ecco che l'educazione ha raggiunto il suo scopo. E anche la morale utilitarista ha raggiunto, per così dire, il suo scopo, che era, come ricorderemo, quello di conciliare come dire, il piacere individuale con il piacere della collettività, di conciliare l'utile personale con l'utile pubblico, di conciliare la felicità individuale con la felicità dell'intera comunità, quindi con il bene comune. A questo proposito andremo a leggere un altro brano molto significativo che c'entra in maniera molto chiara questo punto. Scrive John Stuart Mill, sempre in questo saggio del 61, fare agli altri quanto si vorrebbe fosse fatto a noi ed amare il prossimo come noi stessi costituisce la perfezione ideale della moralità utilitaristica, quindi vedete, non c'è niente a che vedere
con il semplice soddisfacimento egoistico dei propri impulsi, ma addirittura in queste parole Mill quasi si rifà alla morale evangelica. Non si tratta neanche di non fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi stessi, ma addirittura qui la morale è una morale attiva, di fare agli altri quello che noi vorremmo gli altri facessero a noi. Sembra quasi di sentire, infatti poco prima Mill ha fatto riferimento esplicito a Gesù Cristo dicendo appunto che la morale degli utilitaristi, tutto sommato, nei suoi risultati, nelle sue auspicabili conseguenze, non si discosta molto dalla morale evangelica. E continua. Come mezzi per avvicinarsi il più possibile a questo ideale, l'utilità dovrebbe ordinare, anzitutto, che le leggi e gli interventi sociali ponessero la felicità, o per dirla praticamente, l'interesse di ogni individuo il più possibile in armonia con l'interesse del tutto e in secondo luogo che l'educazione e l'opinione, che hanno così grande potere sul carattere umano, usassero tale potere per fissare nella mente di ogni individuo un'associazione indissolubile tra la sua propria felicità ed il bene della collettività, specialmente tra la sua propria felicità e la realizzazione di tali atteggiamenti di condotta, sia positivi che negativi, quali sono prescritti dalla felicità di tutti. Ecco il punto qualificante. Cioè, dopo aver detto che la regola ideale, la perfezione ideale della morale utilitarista consiste proprio in quel motto evangelico, fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi stessi, Stuart Mill sostiene che la legislazione stessa di uno Stato evoluto in questo senso deve mirare a questo scopo e l'educazione deve mirare a questo scopo. Cioè l'educazione deve mirare a questo scopo attraverso che cosa? Attraverso, diciamo così, un'abitudine ad associare quello che noi chiameremo il tornaconto personale al bene comune. Come dire che i fanciulli devono essere per tempo abituati, educati a sentire il bene degli altri, il bene della collettività, come il loro stesso bene. Quindi, a non distinguere tra le azioni volte a soddisfare i propri interessi egoistici e le azioni volte a, diciamo così, a contribuire al bene di tutti gli altri, al progresso e allo sviluppo della società nel suo complesso. Nel momento in cui l'educazione avrà raggiunto questo scopo, potremmo dire che la morale utilitaristica è pervenuta alla perfezione di quell'ideale che Stuart Mill ha enunciato poco prima.